Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi ci tuffiamo nel mondo di Nikko e Ten Feet Under, nuovi prodotti che mi sono arrivati per questa primavera estate 2022. Siete pronti? Bene amici, cominciamo con Nikko, questa nuova azienda che da poco è arrivata sul mercato italiano, che fa prodotti molto interessanti, pochi ma buoni a mio parere. Senza dubbio il cavallo di battaglia è il Nikko Crow. Questo gambero molto molto imitativo è assolutamente uguale a un classico gambero che noi troviamo ormai praticamente in tutta Italia, in tutti i laghi, in tutti i fiumi. È veramente interessante, è una gomma molto galleggiante, poi vi farò vedere, ed è un prodotto che ci permette di fare tantissimi utilizzi. Il gambero, a mio parere, è perfetto per pescare a Tokyo Rig, per pescare anche a Texas, si possono fare diversi inneschi anche a Wokey, magari in discesa, visto che ha questa discesa molto lenta, essendo una gomma estremamente galleggiante. Tantissimi colori, come sempre giù in descrizione vi metto tutti i negozi dove è possibile trovare tutte le colorazioni e tutti i prodotti di cui parliamo all'interno dell'unboxing, e senza dubbio il Nikko Crow è secondo me il cavallo di battaglia, colui che ci fa capire che cos'è Nikko, che tipologia di prodotti fa e che potenzialità effettivamente ha. Ovviamente poi ci sono altre esche di Nikko che vanno a completare questa gamma dedicata al bass fishing. Nikko è un'azienda che fa molti prodotti anche per il mare, però ha questa nicchia dedicata al bass fishing. Veramente interessante. Cosa fa? Fa un prodotto che si chiama Zaza Leech, che è questo verme dedicato per la pesca a finesse, quindi di wokey, neko, testa piombata, Ned Rig, poi vediamo che c'è un'esca particolare per il Ned Rig. Veramente interessante, in tantissime colorazioni, questa piccola, diciamo, esca piatta, molto molto morbida come vedete, e un'altra caratteristica di Nikko è quella che dura veramente tanto, perché come vedete si allunga e non si rompe. Ha questa caratteristica molto particolare che ci permette di riutilizzarla tantissime volte. Quindi guardate quanto sto tirando, è veramente un'esca e una tipologia di gomma che può essere utilizzata praticamente all'infinito. Quindi Zaza Leech e Nikko Crow. Ora andiamo avanti con un'altra esca della Nikko che è estremamente particolare, non ce ne sono molte nel mercato, è tutto da scoprire ed è l'Elgramite, questa tipologia di insettone gigante molto particolare che può avere i suoi utilizzi, senza dubbio sulla pesca a vista, sempre sulle tecniche finesse. Nikko, a parte il gambero, in generale secondo me fa prodotti dedicati appunto al finesse. Ormai che è una tecnica che da noi è fondamentale, ormai in tutti i posti che abbiamo sempre più pressioni di pesca, quindi sempre più pesci pressati, quindi il finesse e le nuove creaturine appunto come le Grammite possono veramente fare la differenza. Si può anche utilizzare con pochissimo piombo, anzi è direi il consiglio numero uno che vi posso dare, con diversi inneschi che magari poi andremo a vedere durante l'anno quando utilizzerò queste esche, e vediamo di adattarle magari con un altro video dedicato in acqua. Quindi anche questa super allungabile e non si rompe, in diversi colori, molto interessante da provare soprattutto nei posti con tanta pressione, perché le creature nuove, qualcosa di diverso da lanciare in faccia al pesce, può sicuramente aiutarci e ci può dare quella marcia in più sui pesci che hanno visto ormai praticamente tutte le esche. Bene, ora veniamo allo Zaza Ned, questo prodotto di Nikko che è stato disegnato appositamente per pescare a Ned Rig.
Nel drill questa tecnica finesse fatta con una testina piombata piatta che si appoggia contro la parte piatta appunto dello Zazanet e permette all'esca di fare un movimento molto particolare, estremamente catturante per i pesci. Ho già fatto un piccolo video sul Net Rig, ma sicuramente ne faremo un altro appunto entro la fine dell'anno. Questo è un prodotto dedicato esattamente ed espressamente per questa tecnica. Fondamentalmente, quando lo andiamo a guardare, non assomiglia assolutamente a niente, se non un piccolo sciaddino, ma innescato su questa testina da Net Rig può veramente fare un movimento molto particolare, sia in discesa, ma poi anche nel recupero. Possiamo recuperarlo linearmente, possiamo farlo saltellare sul fondo come una piccola testina piombato e lui resta galleggiante, visto la gomma che è estremamente galleggiante e sospesa. Quindi, senza dubbio, Zazanet sarà la vostra arma per quest'anno per pescare Net Rig, sarà anche la mia, ho veramente molta voglia di provarla insieme al Leech. Questi sono i miei due prodotti che andrò a utilizzare per la pesca Net Rig. Il Leech secondo me può andare bene molto anche a drop shot oppure a walk, insomma tantissime possibilità di utilizzo insieme al nostro amico il Grand Might e ovviamente al nostro Nicco Crow, che è questo gambero estremamente imitativo. Infine, ma non per ultimo, vi parlo del Winnow 95, questo shad con la coda padella che secondo me ha degli ottimi utilizzi anche in mare, in particolare con le spigole, ed è questo shaddone zigrinato con la coda padella che mi ha veramente impressionato. È estremamente bilanciato, fa un ottimo affondamento ed ha una gomma che anche qua è veramente top e che ci aiuta a dare una presentazione completamente diversa. Ha un'anima rigida, un pochino più rigida al suo interno, che ci permette appunto di fare un innesco perfetto. Ha anche una piccola spaccatura sotto che ci permette di fare un ottimo innesco. Secondo me ci sono diversi utilizzi, anche come trailer per il chatterbait, oppure come testa piombata, come trailer per lo spinnerbait. Quindi si possono fare veramente molti utilizzi con il Winnow 95 e con questo abbiamo chiuso la gamma Nicco per adesso, perché Nicco è un'azienda sempre continuamente in movimento che sono sicuro che entro la fine dell'anno ci regalerà qualche altra chicca per il bass fishing e andrà a completare questa gamma già molto interessante e da provare assolutamente. Eccoci qua, non ci credete che le esche Nicco sono galleggianti? Guardate qua. Allora, non ci crederete mai, questo gambero io l'ho messo in acqua 3 giorni fa ed è ancora lì a galla. Non è un fake, è tutto vero. Questo è il Nicco Crow, ve ne parlavo prima, così magari ve lo faccio vedere anche un po' meglio. Nella colorazione nera ci sono delle colorazioni molto belle, tipo l'arancio e il rosso, che sono veramente, veramente interessanti e perfettamente imitativi per il colore dei gamberi. Però sappiamo che il gambero cambia spesso carpace, quindi cambia la colorazione, a volte diventa un po' blu, a volte diventa nero. E abbiamo bisogno che il gambero abbia questa posizione di difesa, cioè che quando arriva sul fondo tenda a sollevare le chele. Come fare per riuscire a dare questa capacità alle chele del gambero di stare per aria? C'è bisogno di una gomma estremamente galleggiante al 100%. Se noi mettiamo un piombo qua, una testina qua, arriverà sul fondo, si appoggerà e tirerà sulle chelette in posizione di difesa. Quindi abbiamo bisogno di una gomma galleggiante. Quindi ecco qua che io lancio il mio gambero in acqua e come vedete risale immediatamente. Se io vado a provare a lanciare anche lo Zaza Leech, lo metto nell'acqua e lui sta esattamente a galla. E quindi è veramente top, cioè un'esca interessantissima che ci permette una marea di utilizzi e ci dà la possibilità appunto di catturare anche quei pesci che sono più apatici e più smaliziati. Quindi il test sulla galleggiabilità di Nicco è stato passato a pieni voti. Eccoci qua a fare il test del gambero di Nicco un po' piombato. Io qua ho messo una testina piombata, ma era un po' troppo leggera, quindi ci ho messo anche un piombo da free rig. Ovviamente se voi montate una testa piombata più pesante l'effetto sarà lo stesso, solo che ho usato quello che avevo in casa in questo momento. Quindi io faccio entrare la mia esca in acqua, lei scende molto rapidamente e come vedete il gambero resta perfettamente a galla, veramente fantastico. Tac, si appoggia e resta in posizione di difesa, come fa il gambero quando vede un bass che entra in acqua. Quindi quando cade in acqua, arriva il bass e cerca di mangiarlo, lui si mette in posizione di difesa e spesso il bass lo attacca oppure cerca di stordirlo. Guardate che bella la galleggiabilità di questa esca, è veramente, secondo me, una marcia in più
perfettamente dritto. Fantastico. Eccoci qua nuovamente a parlare di un'azienda che ormai è entrata nel cuore di tantissimi pescatori di bassi italiani, che è Ten Feet Under. Questa azienda giapponese, il suo costruttore, ideatore Ken Ayobi, pescatore molto famoso in tutto il mondo, in particolare in Giappone e negli Stati Uniti, che ha creato questa linea di esche molto particolari e decisamente accattivanti anche per le nostre acque. Senza dubbio cavallo di battaglia è il Padrotter, che è questo gambero molto molto particolare con questo chelone centrale molto imponente che tende a far fare un ottimo affondamento appunto al nostro gambero, anche piombato con pochissimo piombo, quindi scende molto bene, due piccole chelette e un corpo per innescarlo. Esteticamente non assomiglia ovviamente al gambero della Nikko di prima, però ha un affondamento particolare, quindi sapete che il bass non sempre è molto concentrato sull'imitazione perfetta, a volte è più interessato al movimento e a quello che il gambero fa in acqua, come si muove, come scappa, quindi a volte si fa più attrarre dal movimento piuttosto che da una presentazione estremamente realistica. E questo è l'esempio del Padrotter, questo gambero con questo chelone gigante che tende a fare un affondamento che inevitabilmente è molto attraente per il bass. Il Padrotter non c'è solamente in questa misura, ovviamente c'è anche il CB Rotter che è una misura più piccola, poi c'è il Microtter che è quella ancora più piccolina e poi il Decarotter che invece è il grande, quello più grande della famiglia in questo momento, che è un gambero di dimensioni veramente importanti. Quindi, cosa è cambiato quest'anno dalla linea Decarotter, Padrotter, Microtter? Sono cambiati i colori, sono arrivati colorazioni nuove. Vi dico già che alcune di queste colorazioni sono colorazioni marine. Sulla busta ci sarà scritto Salt Water Color, ma effettivamente ci sono alcuni colori che secondo me sono perfetti anche per le nostre acque e per la pesca del bass. Una sicuramente di quelle che potrebbe andare bene per noi è la colorazione questa rossa, questa è veramente interessante, è una colorazione molto intensa che secondo me in alcune acque può fare veramente la differenza. C'è sia del Padrotter, del Microtter che del CB Rotter ed è un red molto acceso, molto importante, che nelle condizioni di acqua molto torbide oppure per dare qualcosa di un pochino più differente al nostro amico bass sicuramente ci può venire incontro e aiutarci a avere qualche cattura in più. Quindi questa è una delle prime colorazioni, ce ne sono diverse, come sempre vi metto poi giù in descrizione il link ai siti internet italiani dove sono presenti le esche Ten Feet Under e anche Nikko, dove potete andare a guardare la tipologia di esca e le colorazioni. Avete solo un imbarazzo della scelta, io le faccio vedere solamente alcuni in questo momento. Un'altra colorazione che mi piace molto è questo bianco trasparente. Il gambero continua a cambiare colore durante tutto l'arco dell'anno e anche spesso e volentieri durante il mese. Quindi dobbiamo sempre essere pronti a cercare di andare ad imitare alla perfezione le colorazioni del gambero. E a volte diventa quasi trasparente, quindi questa colorazione bianca trasparente secondo me può veramente venirci incontro ed aiutarci veramente nelle condizioni di acqua magari molto trasparente, molto limpida, in cui il pesce è molto smaliziato e cerca gamberi che stanno cambiando carapace e sono praticamente quasi trasparenti. Quindi anche questa colorazione secondo me molto ma molto interessante. Ovviamente poi ci sono anche colorazioni un po' miste, un po' come dire pasticciate tra virgolette, come questa che è un incrocio fra un rosso e un oro che contro luce prende queste colorazioni quasi trasparenti anche lei, però tende più all'oro, tende più al rosso. Insomma ci sono tantissime colorazioni che mi consiglio di andare a guardare nei siti che vi metto giù in descrizione, dove hanno presente il quadro completo ormai del Padrotter, del CB Rotter, del Microtter, del Decarotter, che sono ormai diventati uno dei nostri gamberi preferiti e hanno una gamma colori veramente che hanno solamente l'imbarazzo della scelta. Bene amici, spero di avervi aiutato anche oggi a fare qualche scelta particolare per questa stagione, ma anche e soprattutto per la stagione estiva, con questi due nuovi prodotti. Nikko, azienda nuova arrivata sul mercato, e Ten Feet Under, che ormai è consolidata, però ci regala sempre qualche bella chicchetta. Come sempre vi aspetto sui social, in particolare su Instagram, ogni giorno nelle storie per trucchi e consigli e per stare in compagnia e parlare di bass fishing, e vi aspetto nel prossimo video e come sempre in bocca al bass.